Buonasera. Buonasera. Ma qui uno chef veramente importante. Chi è lei? Oliver Glowy. Uno chef che ha preso 2 stelle in Campania al Capri Palace Sì. e ne ha presi altre 2 nel Lazio con l'Aldo Rovandi. Qual è dunque il segreto per avere questo successo, Oliver? Non c'è nessun segreto, è una continua ricerca della materia prima. Mi piace molto di basarmi sulle ricette tradizionali e creare piatti nuovi a base di quello, tipo le eliche cacio e pepe con i ricci di mare. Quello è un piatto eccezionale. Volevo anzitutto creare un collegamento ancora tra Capri e Roma. Quando sono arrivato qui all'inizio, volevo dare un piatto proprio dove collego queste due regioni insieme. E con i ricci ho trovato proprio questo abbinamento giusto che si abbina bene con il formaggio e anche con il pepe, oltre alla pasta, ovviamente. Sei venuto in Campania. Hai fatto dei piatti classici però rivisitati e Sì. te li sei portati anche qui, ora che sei venuto a La Roma. cosa interessante in Italia è che ogni regione ha la sua cucina e in ogni regione si riesce a lavorare bene, però in modo diverso. Se vado in Alto Adige, certamente faccio piatti diversi. Ci sono prove, ci sono Fai idee che molte metto prove prima di fare, insieme. prima di mettere un piatto nel Ma menù. cacio e pepe è stato un piatto che mi è nato veramente così. Ci sono piatti che riesco a fare in 5 minuti, ci sono piatti che lavoro 2-3 settimane e poi non sono mai contento, non lo metto mai in carta. Oppure riesco poi magari a migliorare dopo anni. Quanto è importante il sous chef nella vita di uno chef? Il sous chef è molto importante, è un mio braccio a destra dove mi posso fidare completamente, 100%. Io posso essere tranquillo perché conosco Daniele e lui sa cosa faccio io quando non ci sono. Lui farà la stessa cosa. Quindi, diciamo, cioè, un grande chef non può avere fortuna se non riesce a trovare un sous chef di È un grande spessura, lavoro, il nostro no? lavoro è un lavoro di gruppo, un lavoro di team. Non esiste uno chef da solo, uno chef senza una brigata, senza un appoggio. Non posso mai lavorare bene da solo, ho bisogno di un sous chef in cucina, ho bisogno di una brigata in cucina, ho bisogno di un maître di sala che sta fuori, sta in contatto con i clienti che Come io. si chiama il tuo maître? Giuseppe. Di cognome? Di Franca. Lo Sì. bravo. Giuseppe è Hai una. superato l'esame. Complimenti. Grazie. Grazie, complimenti. Andiamo. Cos'è che non si può imparare in cucina? Avere il suo stile, quello è una cosa personale. Tu che stile hai? È il stile di Oliver Glowy, e per me è una cosa un più grande riconoscimento. E come Quando uno mi. dice questo è un piatto di Oliver Glowy senza sapere che l'ho fatto L'hai io. fatto tu. Ma tu come lo definiresti il tuo stile? Non lo so. Pulito? Lo sa. Ah, no, perché me lo dicono in tanti? Pulito? Una cucina pulita, si riconosce la materia prima. Questo è fondamentale. È fondamentale. Professionalità. Per me è importante quello che esce dalla cucina. E deve funzionare. La cucina deve funzionare come un orologio. Se anche un piccolo sbaglio può rovinare tutta la serata. Che differenze hai trovato tra cucinare in Campania a Capri al Capri Palace e cucinare invece a Roma all'Aldo Rovandi? Sia come cucina che dovevi approcciare e rivisitare, sia come clienti che dovevi approcciare? Clienti, io finalmente a Roma ho trovato una clientela anche, diciamo, romani che tornano, clienti che vengono anche 2, 3, 4 volte all'anno. Quello a A Capri Capri non era venivano? difficile. Capri erano quasi esclusivamente turisti, passavano una volta all'anno ed è finita la storia. A Roma sono clienti che tornano anche per la mia cucina e è bello questo A te fa confronto. piacere? Mi fa molto piacere, sì. No, perché probabilmente ci saranno anche altri chef meno umani di te che dicono l'importante è che venga il cliente. Ah, beh, sì. Invece tu sei una persona molto umana, quindi ti fa anche piacere rivederlo il cliente. Mi fa piacere il Cioè cliente, perché è mi fa anche piacere una prova del fatto che ha mangiato bene. di parlare con il cliente a fine pasto, di discutere anche certi piatti. Mi fa piacere di. Sì, clienti che tornano e. Qual è il piatto nella tua carriera che ha avuto più apprezzamenti in assoluto?
A Capri ho il raviolo caprese, chiaramente non rifare, talmente sì. esempio. No, lo faccio anche qui, lo faccio qui. L'ho provato, ma Non anche sta nel menù, però lo faccio uscire ogni tanto come piccola come ti sorpresa. capita. No, come piccola sorpresa, e lì soprattutto gli stranieri E sono invece contenti. qui? Qui è sicuramente Erika Cacciapelle. Hai lasciato un ricordo a Capri veramente interessante. A parte il dispiacere di noi campani, che già ho detto prima, del fatto che tu ci abbia, insomma, lasciati. Ma, nonostante tutto, hai seminato molto bene, tant'è vero che Andrea Migliaccio, tuo allievo, Sì. ha preso due cioè, ha mantenuto in 2 anni, diciamo, ha preso una stella e No, poi ha mantenuto una stella e ha ripreso la mantenuto una seconda. stella e ha preso la seconda. E poi c'è anche Riccio, un altro tuo allievo. Come si chiama? Salvatore Elefante. Salvatore è venuto da Molto me, ha cominciato con me al Capri Palace e poi abbiamo spostato bene. E giù tu al sei Capriccio. contento, chiaramente. Quanto è importante per uno chef avere anche degli eredi nella propria cucina? Per me è molto importante, mi dà grande Come mai? soddisfazione perché gli allievi che crescono, per me è una più grande soddisfazione che possa avere. Tu non hai Cioè, avuto figli maschi. E no? quindi i tuoi allievi sono dei figli Ecco, maschi. questi sono i miei figli maschi, sì. È Vedi, una grande soddisfazione. vedi. È un giovane che, a parte che abbia fatto meno un istituto alberghiero, che voglia diventare uno chef, che consigli puoi dare? Non è così facile come sembra dai programmi televisivi. No, assolutamente no, non è quello. Non Uno, è non, quello, è proprio una cosa difficilissima. nessuno nasce come Dillo tu Calogabio. che hai veramente un'autorità in questo senso per dirlo, perché è importante dare questo messaggio. I personaggi che sono ora in TV sono comunque persone che hanno fatto una lunga strada come Calogabio, come Tonino Canavacciuolo. Tonino ha lavorato insieme 20 anni fa al Fisichella. Hanno fatto comunque la loro strada, è stata lunga, hanno fatto la loro esperienza, la loro carriera. Uno non nasce così e diventa un fenomeno. Cantavano Isisi, "Is a long way to the top if you want to rock and roll." È una lunga strada al top, se Sì, vuoi fare rock è, and roll. lo In è. questo caso, se vuoi fare lo chef. Se uno ha voglia di imparare, impara. Può anche venire senza fare una scuola da alberghiera. Uno viene da me e dice io voglio fare uno stage, se trovo il posto e entra, può entrare. E se vedo che lavora, si impegna, è interessato, vuole imparare, può crescere tantissimo. L'importante è la voglia di crescere. Oliver, io direi di concludere questo video ringraziando tutti coloro che ci hanno seguiti fino a questo punto e lasciare la parola a Mi farebbe piacere che tutti vengano qui, che vedono questo video, per condividere la mia passione della cucina e per provare soprattutto la mia cucina. vale veramente la pena perché hai una doppia anima, tu no? Un'anima campana, Anima campana, anima adesso romana, un'anima romana, sì. quindi veramente c'è tanto da scoprire. Complimenti. Vi aspetto.